Abbiamo i nomi più importanti a livello internazionale, questa cosa mi preme dirlo. La Terror Management Theory è la teoria in assoluto più importante che attualmente a livello mondiale sta dando le indicazioni necessarie per renderci conto di come reagiamo quando abbiamo a che fare con un messaggio che riguardi la morte. Si chiama Mortality Science. Sheldon Solomon è uno, e dal mio punto di vista il più profondo, tra i pensatori, insieme a Greenberg e insieme a Pisinski, che ha pensato quanto la morte, a partire dal pensiero di Becker, influenzi interamente il comportamento dell'individuo e il comportamento dei gruppi e delle società intere. Ciò che Solomon è riuscito a fare è stato declinare in forma operazionalizzabile delle competenze che il maestro Becker aveva solo indicato in termini di riflessione antropologica, perché Ernst Becker è un antropologo, era un antropologo. Questo contributo, che ha a che fare con gli esiti più contemporanei del pensiero di Freud, di Otto Rank, di Festinger, è un esito estremamente attuale, perché dimostra in termini empirici, guardate che non è uno scherzo, significa dimostrare scientificamente con prove di laboratorio, con sperimentazioni, che per esempio la contrapposizione tra due gruppi ideologici che giungono per esempio all'11 settembre 2001 a determinare la ripresa del conflitto e delle guerre all'interno delle aree occidentali, dei territori occidentali, ebbene ciò che riescono a dimostrare è che la morte, empiricamente dimostrare, è che la morte, la paura che ne abbiamo, la paura che inconsciamente nutriamo senza avere le parole per definirla, orienta i nostri comportamenti e dunque orienta l'odio e dunque orienta la contrapposizione. Di contro, Maureen Monaghan ci parlerà di un'esperienza opposta a quella che ci descriverà Sheldon Solomon, perché ci parlerà di quella esperienza unica che è l'accompagnare chi muore, e così come due popoli confliggono, entrano in guerra, producono quello che stiamo vedendo quotidianamente oggi, al contrario degli individui, quando si trovino uniti nell'esperienza del dover morire, del fare i conti con il morire, forse sono esattamente quegli unici individui che fanno sul serio, quegli 11 individui che si incontrano davvero. Abbiamo dunque due testimonianze opposte, una che parla del terrore della morte e che spiega Terror Management Theory, come il terrore della morte possa giustificare qualcosa che sembra oggi inconcepibile in Occidente e che rimane ancora vero,
ovvero la guerra, il terrore, la difesa del territorio e della Terror Management Theory, dall'altra abbiamo la testimonianza di chi accompagna nella fase terminale chi muore e parla di un incontro con la morte come dell'eventualità, della grande possibilità di un incontro autentico, vero, profondo, importante tra individui. Sono veramente onorata di procedere questa giornata che ha visto nella sua prima parte la testimonianza di uno dei più grandi filosofi dell'orizzonte contemporaneo, Emanuele Severino, e oltremodo onorata di avere qui con noi per il Master Death Studies and the End of Life per l'Università di Padova queste due importantissime voci, Sheldon Solomon e Maureen Monaghan. Mi preme dire che con queste figure di così alto rilievo l'Università di Padova sta cercando di intraprendere, grazie al dottor Simone Bianco, che è un dottorando che lavorerà a Skidmore College con Sheldon Solomon, lavorerà per una partnership agreement in modo tale da permettere una continuità tra Sheldon Solomon e Università di Padova, quindi la possibilità di creare ulteriori e futuri allievi. Allora, grazie ancora Sheldon, grazie ancora Maureen per essere con noi, un applauso per introdurre. Quindi abbiate pazienza, chi capisce l'inglese si godrà la traduzione di Francesca, che tra l'altro è una scrittrice, quindi è una traduttrice professionista, ci godiamo il come interpreta la lingua inglese in italiano, è veramente un valore aggiunto, assolutamente. Per coloro che non sanno l'inglese si fidano ovviamente del lavoro di Francesca. Grazie, Sheldon. Thank you so much. Maureen and I are delighted to be here. Hopefully not for the last time, and hopefully we will have a few words of Italian by the time I get to see you next. Allora, sono molto felice di essere qua, spero non per l'ultima volta, e spero anche di riuscire a imparare qualche parola di italiano alla fine di questo soggiorno e per la prossima volta. Take your time. Vodka. So, as Ines has already mentioned, in 1974, the cultural anthropologist Ernest Becker won a Pulitzer Prize for his book The Denial of Death. Già, come ha detto Ines, già nel 1974 l'antropologo Ernst Becker aveva scritto questo libro importante sulla la negazione della morte. And in that book, what Becker argued is that if we want to understand the psychological underpinnings of human behavior, that we need to start by asking some questions from a Darwinian perspective. Specifically, how are people the same as all other living things, and how are we uniquely different? Allora, già in quel libro Becker aveva sottolineato come, se noi vogliamo capire le motivazioni profonde del comportamento psicologico e del comportamento umano, dobbiamo riuscire a vedere come le diverse personalità e diversi gruppi interagiscono fra loro. And what he said following Darwin is that people share with every living thing
a basic biological predisposition to survive, but at the same time, we are uniquely different because we've got a big forebrain, and that allows us to think abstractly and symbolically, even to the point where we can imagine things that don't yet exist and then make them real. E seguendo Darwin, le teorie di Darwin, naturalmente ammette che c'è questa aspettativa comune, tutte le persone sono portate al fine comune della sopravvivenza. Però allo stesso tempo noi abbiamo una mente, un cervello altamente sviluppato e specializzato che ci porta a sottolineare gli aspetti dell'individualità di ciascuno. And then what Becker says, and now he's relying on the Danish existential philosopher Soren Kierkegaard, that people are so smart that we actually come to realize that we exist. In psychology today, we would call that self-awareness or self-consciousness. Sì. Inoltre, rifacendosi al pensiero di Jørgen Kierkegaard, osservava Becker che gli esseri umani hanno questa consapevolezza del morire, del dover morire. E che quindi questo è un aspetto che è unico della razza umana, insomma, soltanto noi abbiamo questa consapevolezza che in inglese è definita self-awareness, in italiano non c'è proprio un termine precisissimo, ma è la consapevolezza della propria, del proprio essere, della propria esistenza. Very good. And what Kierkegaard then says is that because we are self-aware, that necessarily produces two uniquely human emotions that Kierkegaard called awe and dread. Proprio sempre Kierkegaard, proprio per questo senso della autoconsapevolezza che ha l'uomo, ciò che ne deriva è quello che lui poi chiama terrore e tremore, nel suo libro famoso. And so awe is very good. It is awesome to be alive and to know it. All right, this is not a trick question. Who's happy that you're alive? Anybody happy to be alive? Sì. Allora, è bellissimo essere vivi e sapere di essere vivi. Poi questa domanda, ovviamente, siete contenti o no di essere vivi? Yes, sì. Yeah. So, it is tremendous to be alive, but then Kierkegaard turns right around and says, it is also dreadful, because if you're smart enough to know that you exist, you're also smart enough to realize that, like all living things, you will someday die, and that you can die at any time for reasons that you could never anticipate or control. And on top of that, that you're an animal from a biological perspective, no more significant or enduring than a lizard or a potato. E naturalmente Kierkegaard sottolinea questo aspetto della felicità di essere vivi, ma poi si gira completamente e dice, ok, questa consapevolezza dell'essere vivi porta con sé anche la consapevolezza della fine che ci sarà, perché appunto nell'esperienza ogni cosa muore, ogni cosa finisce e quindi prima o poi tutto morirà, compreso me, ma non sai quando né come. Very good. And because of that, according to Becker, we humans, we would not be able to stand up in the morning if that's all that we thought about. I'm going to die, I could walk outside and get hit by a car, and I'm no different than a cucumber or a cactus. And what Becker hypothesizes is that what human beings did in order to manage existential terror is to develop what the anthropologists call culture. Becker osserva che
se noi partissimo da questo punto di vista, e cioè la consapevolezza naturalmente del morire, del dover morire, non ci alzeremo la mattina, non faremo le cose più semplici, non faremo colazione, non prenderemo la nostra macchina, saremo non più che dei cocomeri o dei cetrioli, insomma. E quindi ciò che ne deriva è questo senso, non saremmo in grado di gestire il terrore. Ma Becker suggerisce che uno dei mezzi che l'uomo, anzi il mezzo principale che l'uomo ha avuto per gestire questo terrore è la cultura, la nascita delle culture. And culture for Becker is, he defines it as humanly constructed beliefs about the nature of reality that we share with other people in our group. And the primary, though not the only function of culture, is to convince each of us that we are persons of value in a world of meaning, and consequently eligible for safety in this world and immortality in the next. All right, too much. Okay. che cos'è una cultura? La cultura è la condivisione degli individui di una visione comune, e di un insieme di credenze che gli individui coltivano insieme. Okay, yes. Culture are beliefs that we share with each other. And that's okay. To give us a sense that life has meaning, okay, okay, and that we have value. Okay. E quindi e sono proprio le culture, cioè questo senso della condivisione delle nostre convinzioni con altri individui, che ci dà un senso di valore, cioè il fatto di appartenere, quindi di condividere questo aspetto, dà a noi stessi e alla nostra vita un significato. Very good. So some of the ways that culture gives us a sense that life has meaning include that every culture has an account of the origin of the universe. Mm-hmm. Uno degli aspetti che appunto questa condivisione di convinzioni e di credenze rende è quello che una visione dell'universo comune, una comune visione dell'universo, quindi un modo in cui noi possiamo guardare all'universo, e lo rende, scusa, significativo. Ah, and every culture has prescriptions for how we should behave while we're here. Sì, sì. Ah. Ogni cultura ha delle ricette, anche delle regole su come dobbiamo guardare appunto alla vita e a ciò che ci circonda. And every culture has some hope of immortality, either literally through the heavens and afterlives of all the world's great religions. E ogni cultura ha, ha una sua propria speranza di immortalità, sia in senso letterale, quindi attraverso la religione, attraverso la religione, attraverso la sopravvivenza, attraverso la fede. Or symbolically through activities such as having children, amassing great fortunes and having your name on buildings, great works of art and science. Okay. Oppure un'altra forma di immortalità simbolica, che è quella di perpetuarsi attraverso i figli, di creare un'opera d'arte, di ammassare grandi quantità di denaro, di potere, e di passare alla storia in qualche modo. And every culture offers us ways to feel good about ourselves because we all inhabit social roles with different ideal standards of conduct. Ogni cultura ci permette di avere una sensazione positiva
verso noi stessi, perché ci dà un ruolo da all'interno di questa cultura, ciascuno di noi ha un ruolo e quindi in qualche modo noi abbiamo una visione positiva di quello che è la nostra esistenza, abbiamo un ordine, insomma, all'interno di questa cultura. Very good. So that's basically what Ernest Becker says. We are so smart that we realize that we're alive, and that makes us aware that we will someday die. And the awareness of death produces potentially paralyzing terror that we reduce by embracing cultural worldviews that make us feel like we're valuable people in a meaningful universe. Quindi questo dice Becker, che noi appunto abbiamo questa consapevolezza dell'essere vivi, allo stesso tempo abbiamo anche la consapevolezza che un giorno moriremo e quindi ne deriva questo terrore paralizzante, il terrore paralizza e quindi dobbiamo trovare dei mezzi per superare questo terrore, quello per cui non ci si alzava la mattina dal letto, insomma. Very good. And so 35 years ago, almost 40 years ago, when Jeff and Tom and I started thinking about these ideas. You want to say that? Circa 35-40 anni fa, quando, I don't know who Jeff is. Jeff, Tom e io abbiamo cominciato a considerare queste idee. One question is, so what? La domanda che ci siamo fatti è stata, e allora va bene. Quindi, And the other question is, how do we know if these ideas are true? L'altra domanda che ci siamo fatti è stata, come possiamo verificare se queste idee sono vere? And so, in terms of so what, the argument is that anxiety about death influences just about everything that people do, whether we're aware of it or not, and mostly we're not. Allora, proprio pensando a queste, proprio in base a questi problemi che ci siamo posti, il problema fondamentale era se questa ansietà, questa ansia che porta la consapevolezza della morte influenza o meno la vita degli individui, ma anche diciamo gli esiti a livello sociale generale. And then in terms of how we know it's true, we are experimental psychologists, and for the last 35 years we have produced over 500 experiments that we believe provide very compelling evidence for the merits of these ideas. Mm-hmm. Per quanto riguardava l'altra domanda, cioè come facciamo a capire se tutto questo è vero, se queste idee sono vere, dato che siamo psicologi sperimentali, ci siamo dedicati in questi ultimi 35-40 anni a verificare attraverso appunto una serie di test ed esperimenti la veridicità o meno di queste idee. So what I would like to do for the rest of our time today is to tell you a little bit about different areas of human behavior that I think are important and hopefully interesting, and then I will also describe some of the experiments that we have done. Allora, per il tempo che ci resta da parlare, insomma, di parlare, vi parlerò allora dei vari campi, dei vari aspetti in cui questi nostri esperimenti si sono verificati, quindi vari campi dell'esistenza, e gli esiti che ne sono seguiti. So our original interest in these ideas was in trying to understand why it is that people cannot get along with other people who don't have
or who do not share their beliefs? Why have we, since the dawn of history, been unable to peacefully coexist with people who worship different gods, salute different flags, eat different food, or wear different clothes? Il nostro interesse originario, primario, era di capire se gruppi di persone con idee diverse, con visioni diverse dell'esistenza, con diverse visioni della religione, del cibo, insomma, diversi, potessero riuscire a convivere, a coesistere, oppure se queste diversità avrebbero creato dei conflitti. And so, from Ernest Becker's perspective, we have a very difficult time getting along with people who are different, because if our beliefs help to reduce death anxiety, then whenever we encounter someone with different beliefs, that poses a problem, because if we accept other people's beliefs, that undermines the confidence that we have for our own. Secondo la prospettiva di Becker, abbiamo avuto delle grandi difficoltà, soprattutto per quanto riguardava la gestione del timore, del terrore della morte, e appunto di riuscire a capire se persone con convincimenti, con convinzioni e visioni diverse potessero coesistere e gestire questo terrore, quest'ansia creata dalla consapevolezza della morte in modo armonico, direi, insomma, tale da coesistere. Ecco. So, whenever we do encounter people who are different, the first thing that we generally do is to belittle or disparage or criticize them as unintelligent and not even human, inferior forms of life. Ogni volta che troviamo persone che hanno delle diverse visioni dell'esistenza, noi tendiamo a comportarci, a considerarle come addirittura delle forme inferiori di vita, come delle persone meno umane, e quindi insomma allontanarle da noi. And we also try to convince other people that our ideas are better than theirs and that they should adopt them. Cerchiamo anche di convincere l'altro, le altre persone, ad accettare il fatto che le nostre idee sono molto migliori e che devono convertirsi alla nostra idea, devono accogliere le nostre idee, la nostra visione. And if that doesn't work, just kill them to show that your ideas are better. Se questo non funziona, beh, le ammazziamo, proprio per dimostrare che la nostra idea era quella migliore. My God is better than your God, and we will kick your ass to prove it. Il mio Dio, l'avrete capito, I think that understood it. Il mio Dio è migliore del tuo, e quindi, scusatemi, questo ha detto, vaffanculo, e quindi te lo dimostro. Very good. So how do we know this is true? Bene, come possiamo verificare, sempre dal punto di vista di Becker, che tutto questo è vero? So 35 years ago we had an idea, and it was a very simple one. We just thought to ourselves that if what Becker is saying is right, then what would happen if we brought some people into the laboratory and we reminded them of their own mortality? Mm-hmm. 35 anni fa abbiamo avuto questa idea. Se ciò che Becker sostiene è vero,
Che succederebbe se noi portassimo nei nostri laboratori delle persone e ricordassimo loro che sono mortali, ricordassimo loro degli aspetti della loro mortalità? And sometimes we do this by asking people just to write a few sentences about how they feel about their own death. Certe volte facciamo delle domande semplici, e cioè chiediamo loro che cosa ne pensano, che sensazioni hanno se pensano alla propria morte. And sometimes we do this outside the lab by stopping people either in front of a funeral home or 100 meters to either side and interviewing them. Mm-hmm. Certe altre volte portiamo gli esperimenti al di fuori dei laboratori, ci fermiamo di fronte agli uffici di qualche impresa funebre e chiediamo che cosa ne pensano della morte, della loro morte o della morte in generale. And then other times we bring people again into the lab and we have them read things on a computer, and while we're doing that we flash the word death so fast, 28 milliseconds, that you don't see anything. In altri casi li riportiamo all'interno del laboratorio, li mettiamo di fronte a un computer a vedere delle cose, ma attraverso le immagini, insomma lo schermo del computer, c'è questo flash della parola death, morte, velocissimo, ogni 28 millisecondi, per cui diciamo non è completamente percepibile alla coscienza, e vediamo che succede. And in control conditions, people are asked to think about things that are very unpleasant but not fatal. Mm-hmm. E sotto una condizione sperimentale di controllo, chiediamo a queste persone che cosa ne pensano di certi avvenimenti, condizioni, situazioni che sono altamente drammatiche e pericolose, ma non fatali. And so what we thought is that what should happen is when you are reminded of your own mortality, you should like anyone or anything who is similar or supports your belief, and you should hate and harm anyone who is opposed to them or merely different. Quello che abbiamo verificato è che ogni volta che si viene ricordato alle persone qualcosa sulla loro mortalità, tutto ciò che si discosta, si allontana, è opposto alla loro visione della vita viene giudicato in modo più rigido e più categorico. And this is precisely what happens. So, for example, when Christians in the United States are reminded of their mortality, they like fellow Christians a lot more and they hate Jewish people. Mm-hmm. E questo di fatto avviene perché, per esempio, quando abbiamo fatto degli esperimenti con dei cristiani negli Stati Uniti, a cui è stato appunto ricordato, fatto presente il tema della loro propria mortalità, li abbiamo trovati molto più disponibili ad amare i loro simili cristiani e a odiare molto di più gli ebrei. And in Israel, when Jewish people are reminded of death, they love Jewish people and they hate Christians. L'opposto accade in Israele. Quando invece abbiamo fatto degli esperimenti di questo tipo in Israele, abbiamo trovato che si accende di più l'odio nei confronti dei cristiani e un maggiore amore nei confronti dei propri simili israeliani. And that basic finding has been reproduced in more than 25 countries on 5 different continents. So it is very robust and very reproducible, which is important for experimental eggheads like myself. Okay,
Questo tipo di esperimenti non è stato limitato soltanto ai nostri laboratori in America, ma è stato esteso questa stessa tipologia, questo schema, a 25 paesi in 5 continenti, e abbiamo visto che i risultati praticamente erano gli stessi, e questo è molto importante per me che sono uno psicologo sperimentale. And reminders of death do not only influence our attitudes, they also have dramatic influence on our behavior. Queste sollecitazioni a ricordarsi della propria morte non vanno soltanto a influenzare i propri modi di essere o di pensare, ma anche i loro comportamenti. So, for example, in Germany, when Germans are reminded of death, they sit closer to fellow Germans and further away from anyone who looks like an immigrant. Ad esempio, in Germania, you mean sit physically? Yes, physically closer. Ah, okay, like this. In Germania, per esempio, accade che quando viene sempre ricordato questo aspetto della propria mortalità, insomma tu un giorno morirai, abbiamo visto che sono spinti a sedersi, per quello chiesto se fisicamente, a sedersi, perché poteva essere simbolico il discorso, invece proprio no, fisicamente più vicini, quindi a stare più vicini ai loro compatrioti tedeschi e ad allontanarsi fisicamente da chi potesse avere un aspetto straniero, ecco. And in Iran, when Iranians are reminded of their mortality, they become more supportive of suicide bombers and more willing to become a martyr themselves. Uh-huh. In Iran questo stesso tipo di esperimento ha dato questo risultato, che le persone che sono state sottoposte al test si sono dette più favorevoli a questi suicidi che si fanno saltare appunto con le bombe e a sostenere il poter morire appunto per lo scopo, insomma, di sostenere la guerra santa contro il nemico occidentale. And finally, in the United States, when Americans are reminded of their mortality, they become more supportive of using nuclear, chemical, and biological weapons against countries who do not currently threaten us. Mm-hmm. Quando questo di nuovo accade negli Stati Uniti, quindi con soggetti americani, statunitensi, le persone, dopo essere state, a cui è stato ricordato della propria mortalità, tendono a essere molto più sostenitori, supportivi dell'uso di armi chimiche, nucleari, biologiche contro popoli e persone che di fatto non li stanno minacciando. And so there are many more experiments, but what we would like to claim is that it is very difficult to understand why it is that people can't get along with each other without considering the possibility that the mere existence of people who are different is intolerable because they threaten our own death-denying belief systems. Allora, si possono citare, ci sono molti altri esperimenti, ma è sicuramente difficile riuscire a capire il motivo per cui persone, popoli di diversa cultura ed estrazione non riescono a trovare un modo di stare insieme, di stare insieme in armonia, e perché si sentono minacciati nella loro integrità, nella loro interezza. Very good. And so another area that we have
done some experimental work in has to do with how our concerns about mortality influence our political attitudes. Mm-hmm. Un'altra area in cui ci siamo dedicati con i nostri esperimenti è stata quella di vedere fino a che punto questa consapevolezza della morte, il ricordarsi della propria morte, può influenzare la politica. I add that in Italy we are specialists in this. Aggiungo che in Italia noi credo che abbiamo una lunga esperienza, no, di questo aspetto. Sì. So the German sociologist Max Weber said that in historical times of upheaval, we often become attracted to a certain kind of leader that he called a charismatic leader. Mm-hmm. Sì, già Max Weber, appunto il sociologo Max Weber, aveva osservato che in momenti di incertezza, insicurezza, di sommovimenti, le masse sono attratte da quelli che lui ha definito leader carismatici, capi carismatici. And what Weber said is charismatic leaders are often viewed as larger than life heroic figures who sometimes claim that God has chosen them to rid the world of evil. Mm-hmm. E Weber appunto sottolineava come questi capi carismatici vengono a un certo punto visti dalla gente come delle figure torreggianti, dominanti, quasi divine, che sono state mandate sulla terra per liberare il mondo dal male. And so one obvious historical example was Hitler in Germany, who came to power because his party was elected. Mm-hmm. Ovviamente la figura che immediatamente viene alla mente è quella di Hitler, che arrivò al potere perché comunque il suo partito venne eletto, trovò spazio attraverso le elezioni. And another example was in our country, President George Bush, after the events of September 11th, 2001. Un altro esempio. Bush e Hitler. Don't compare Bush and Hitler. Ah, okay. Hitler was elected. Ah, ok. Sì, la cosa che li unisce è solo che sono stati eletti, non che paragonava Bush a Hitler. Allora, altro esempio del fatto che il popolo, insomma le masse, hanno eletto il loro capo carismatico è stato quando Bush è stato eletto dopo il dramma dell'11 settembre. So, one day before the attacks on September 11th, President Bush had the lowest approval rating of any president in United States history. Sì, è vero. Il giorno precedente, quindi il 10 di settembre del 2001, Presidente Bush aveva la più bassa percentuale di gradimento, di voti, che mai Presidente di tutti gli Stati Uniti ha avuto nella storia. 3 weeks later, however, he had the highest approval rating of any president in American history. Ma 3 settimane dopo ha avuto la percentuale di gradimento più alta che mai nessun presidente negli Stati Uniti abbia avuto. And so what we thought was that President Bush's popularity was a result of the existential fears that were aroused by the horrible events of that day. Quindi abbiamo pensato che i risultati che sono emersi da questo gradimento, dalle votazioni di Bush, fossero stati semplicemente il risultato di queste paure esistenziali che sono state attivate dagli eventi dell'11 settembre. And so we did about 10 experiments in the United States. Where we, just as in our other studies, asked some people to think about themselves dying and other people to think about something negative but not fatal.
E così abbiamo fatto 10 esperimenti, altri 10 esperimenti dopo di questo, negli Stati Uniti, chiedendo a un gruppo di persone di pensare a se stessi nel momento del morire, mentre a un altro gruppo di persone di pensare a se stessi in un momento drammatico, ma non con un esito fatale. And in every experiment, what we found is that Americans did not have a very good opinion of President Bush or his policies in Iraq in the control condition. However, when they were reminded of their own mortality first, they very much liked the president and they very much supported his decision to invade Iraq. In ognuno di questi esperimenti abbiamo ad alcuni abbiamo ricordato prima di attivarlo abbiamo chiesto che pensasse alla propria morte e ad altri no. E nel gruppo a cui appunto era stato chiesto di pensare alla propria morte, mentre il supporto alla politica di aggressione dell'Iraq del presidente Bush era altissima, mentre nell'altro gruppo no. And the terrible attacks in Paris a week or two ago are having the same effects in our country. Specifically, we have a presidential election coming up. And there are some dangerous lunatics who may actually be elected. Donald Trump, for example, support for his candidacy has increased substantially in the last week. Gli attacchi di Parigi, gli eventi di Parigi hanno gli stessi effetti anche in America, negli USA. Noi fra poco avremo delle elezioni presidenziali e ci sono dei pazzi molto pericolosi che circolano, tipo per esempio Donald Trump, che però proprio si appellano a questo, si attaccano a questo aspetto di ciò che è accaduto, quindi del momento pericoloso che stiamo vivendo per usarlo, insomma, a loro favore. And the majority of Americans now support sending troops to start a war in Syria and Iraq. E la maggioranza degli americani in questo momento, infatti, sta sostenendo l'idea di mandare delle truppe ad attaccare la Siria come fu per l'Iraq. In my opinion, this is very dangerous. I think that elections and foreign and domestic policy should be the result of rational deliberations rather than unconscious defensive reactions to existential fears. Dal mio punto di vista, questo tipo di comportamento, questi eventi sono molto molto pericolosi, perché io sono convinto che tutto ciò che riguarda la politica interna e estera debba essere considerato, debba essere calcolato solo e unicamente in base a decisioni razionali e non lasciandosi influenzare da quello emotivamente, da quello che accade all'interno o all'esterno. So, some other areas where death fears have a great influence. When we are reminded of death, it makes us very uncomfortable in nature. Ci sono altre aree in cui appunto la paura, il terrore della morte, quando ci viene ricordato che ci attende la morte, sono per esempio nel mondo della natura. Death reminders make us have negative attitudes about animals and also make us uncomfortable with the fact that we are animals.
questi atteggiamenti molto negativi li possiamo avere nei riguardi del mondo animale, quando sempre, tenete sempre presente che tutto questo è successivo al premettere, al ricordare che siamo morti, che insomma, dobbiamo morire, ecco, quindi questo, avremo un atteggiamento negativo nei confronti degli animali e del mondo animale. Ciò che ci rende, ci mette a disagio è anche il fatto di essere consapevoli che anche noi siamo degli animali. Death reminders make us watch more television and go shopping. Il ricordarsi che siamo mortali ci rende anche molto più dipendenti dalla televisione e dall'andare a spendere soldi, insomma, a fare shopping. Death reminders make us more eager to possess lots of money. E ci spinge anche all'avidità del possesso di denaro, no? L'avidità. Death reminders increase the amount of alcohol that we drink and the number of cigarettes that we smoke. Aumenta il numero delle sigarette che fumiamo, la quantità di alcol che beviamo. And when people are given money and asked to count it, just counting money reduces death anxiety, even if you don't get to keep the money. Quando appunto si viene ricordato che siamo mortali, il solo fatto di dare in mano a una persona una somma, insomma, un certo numero di banconote proprio da contare, riduce l'ansia della paura di morire, perfino se poi tu quel denaro non te lo tieni. One more category. I could tell you, if we had a few weeks or months, I would be happy to tell you about all of the thousands of experiments that exist. Okay. We also have done a lot of research lately where we have investigated the role of death anxiety in various kinds of psychological disorders. Mm-hmm. Se avessimo a disposizione di tempo, delle settimane o di mesi o dei mesi, sarei molto felice di raccontarvi delle migliaia di esperimenti che noi abbiamo condotto in questo senso, in questo campo, anche in altri campi di interesse, che sono quelli in cui appunto questo ricordati che devi morire è alla base di molti disordini, di molti disturbi psichiatrici e psicologici. And this is based on a book by a psychiatrist, Irvin Yalom, called Existential Psychotherapy. Questo aspetto è alla base del libro, del lavoro dello psichiatra Irvin Yalom, Yalom, che è intitolato Existential Psychotherapy. Ah, ok, psicoterapia esistenziale. And what we have found so far is that when different kinds of clinical populations are reminded of their mortality, it increases or magnifies every specific symptom. Molto interessante anche notare che quando diverse tipologie di persone o gruppi viene loro ricordato, ricordati che devi morire, questo aspetto va a aumentare, intensificare tutti quelli che sono i loro problemi o disordini psicologici. Ecco. Nice. So for example, people who are afraid of spiders, when they're reminded of death, become more afraid of spiders. Mm-hmm.
Quindi, per esempio, chi soffre di aracnofobia, dopo ricordati che devi morire, sicuramente avrà ancora più paura degli ragni. People with obsessive compulsive disorder, when they're reminded of death, they use more soap and water to wash their hands. Persone che hanno dei comportamenti ossessivo-compulsivi, dopo il ricordati che devi morire, sicuramente useranno molto più sapone e molta più acqua. Monk, per esempio. Detective Monk. Yes, very good. Mm-hmm. Yes, Monk. Yes, excellent. That's an example. And people who are socially anxious, when they're reminded of death, they hide longer in a closet to avoid being with other people. Mm. E persone che soffrono di ansia dai contatti sociali sicuramente si chiuderanno per un tempo ancora più lungo all'interno di un cubicolo, dei bagni, di una stanza, per evitare ancora di più il contatto sociale. And so I hope that this has given you a bit of a sense of the work that we do. And that I've convinced you that indeed concerns about our mortality have a pervasive influence on just about everything that people do. Spero in questo modo di avervi dato una certa idea di come sia abbia una base di veridicità quello che il tipo di lavoro che noi facciamo e di come effettivamente quando le persone viene ricordato che sono mortali, questo ha una forte influenza sulle loro convinzioni e i loro comportamenti. And I also hope that I've convinced you, although I haven't tried to yet, that if these ideas are true, then they apply to all of us as individuals, and that the decisions that we make about how we will come to terms with our own mortality are very important. Spero di avervi convinto anche del fatto, anche se ancora non ho provato effettivamente, non ho fatto un esperimento con voi, che se queste teorie, questi principi sono veri, allora si applicano a noi tutti e che quindi avranno un effetto su tutto ciò che tutti noi, direi come razza, as a human race, yes. No, humankind. This, but very good. Yeah. So I leave you with two of my favorite quotes from Albert Camus, "Come to terms with death, thereafter anything is possible." Quindi vi lascio le due mie citazioni preferite, una di Albert Camus, se tu vieni a patti con la morte, tutto il resto è possibile. And one more from Erik Erikson, who I admire a great deal. The last sentence of his book, The Eight Stages of Man, you don't have to say that, but Erikson says, when parents have the courage to die, their children will have the faith to live. Ah, that's beautiful. Yes, it is. Quest'altra è di Erikson, che appunto come ultima frase del suo libro Eight Stages of Man, should be human. Sì, otto stadi dell'essere umano, dice che se i genitori hanno il coraggio di morire, i loro figli avranno la fede di vivere, di essere umani. Yes, very beautiful. Yes, very good. And so, thank you for taking the time to listen to me and to Francesca for rendering me sensible. And I also hope that, to me, it is the work that Ines does here in her program is tremendously important. And so I applaud what Ines is doing and the work that Maureen does that you'll hear about in a moment with her work as a grief counselor. I think it's already obvious why there's probably no more important pursuit than helping people confront what we all will at some point in our lives,
but poses the most unique of existential challenges. E io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, per avermi ascoltato e naturalmente ringrazio Ines per il lavoro che lei fa, per l'importanza del suo lavoro e anche la professoressa Maureen Monaghan che fra poco lei svolge un lavoro molto importante, ha un ruolo e un compito molto importanti, che sono quelli appunto di accompagnare nel cammino verso la fine, verso la morte, e che è un ruolo importantissimo, altissimo e di un momento che prima o poi a tutti noi toccherà. Ecco. Thank you, grazie. Grazie Sheldon, grazie di cuore. Vi ricordo The Worm at the Core, On the Role of Death in Life. This is the book where you can find everything. Se siete interessati potete chiedere a Alessia Zielo, la co-tutor del Master Death Studies, che si metterà a disposizione per le possibili richieste con una libreria che vi metterà a disposizione il volume. In questo volume trovate un compendio e anche le ricerche più recenti della Tao Management Theory.